In questo momento è uscito un video sul mio canale, link sotto in descrizione. Ma si è buggato tutto, raga! Ma che cazzo? Ma c'ha la gobba! La pancia dietro le gambe! Vabbè. Bella a tutti ragazzi, c'è iFlex che vi parla ed oggi siamo qui per provare un confronto dove vi spiegherò la vera utilità del piccone d'oro. Però se skin buggare, no, le posso, cioè guardiamo le gambe avanti e il corpo è indietro con una schiena che fuoriesce dal corpo. Va bene, partiamo. Allora, però per iniziare dobbiamo andare in survival. Allora, noi abbiamo il piccone in diamante, che ovviamente ci tengo a precisare, è il miglior piccone, non confondiamo le cose, è il miglior piccone di tutti. Però quello d'oro ha un particolare rispetto a quello in diamante. E poi un'altra cosa, il piccone d'oro è come il piccone di legno, quindi non può rompere il diamante. Ecco, vediamo che non ci droppa niente. Il carbone è l'unica cosa che ci droppa, l'ossidiano ovviamente no. E poi vediamo che ci rompe i blocchi molto veloci, quindi facciamo un attimino un confronto. Quindi questi qua ovviamente possono essere rotti solo con il piccone in diamante, quindi riposizioniamo questo blocco e vabbè, ok, proviamo prima col diamante. Vabbè, sinceramente questo qua si spacca subito anche col diamante, quindi vabbè. Allora, sistemiamo qui, mettiamo sia mattone che quarzo, ecco, così con l'oro. E così è con il diamante. Possiamo notare che con il diamante ci sta una frazione di secondo più alta. Ecco, vediamo che con l'oro ci sta un po' di più. Ecco, è molto simile come durata di quando si rompe. Però con quello d'oro si fa più veloce, per una piccola frazione ovviamente. Però l'oro non può rompere il ferro, non può rompere l'oro, non può rompere lo smeraldo. Ecco qui. Non ci droppa nulla e poi anche meno utilizzi, ha gli stessi utilizzi del piccone in legno. Però abbiamo una cosa interessante per quanto riguarda il piccone d'oro. Il piccone d'oro, per essere raffinato, ha bisogno di materiali meno costosi, perché il diamante, come ben sappiamo, è molto più raro rispetto all'oro da trovare. È molto più difficile da trovarlo, mentre l'oro è un materiale più comune. Quindi, se noi dovremmo ad esempio spaccare dei mattoni che abbiamo posizionato male, oppure dei blocchi di quarzo, prendiamo il piccone d'oro e facciamo più velocemente. Però un consiglio, non vi portate i picconi d'oro nelle miniere, perché il piccone d'oro ha degli utilizzi veramente molto molto ridotti. Questo raga comunque è un video molto corto, perché comunque voglio spiegare ad alcuni che me l'avevano chiesto l'utilità del piccone d'oro. E poi una cosa importantissima, domani, ovvero domenica, uscirà un vlog perché voglio spiegare alcune cose. E niente, quindi per questo video è tutto. Ricordo come al solito di condividere il video per diffondere la notizia a tutti i vostri amici, per dare un minimo di senso al piccone d'oro, che in realtà non ha un fottuto senso sto piccone, però ha un qualcosa di positivo, scava più veloce rispetto al diamante. Però cioè, non ve lo consiglio di farvelo come piccone. Se dovete distruggere ad esempio una casa che avete fatto con il piccone, cioè che avete fatto con i mattoni oppure con il quarzo, ve lo consiglio altamente. Però se dovete andare in miniera oppure fare altri tipi di lavori, non ve lo consiglio. Quindi raga, ricordo di lasciare un like, di condividere il video per rispondere alla notizia, come ho detto prima, e niente, dai Flex è tutto, anzi dalla skin buggata è tutto, vabbè, bella, 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 bella dalla schiena in fuori, ciao.